queste sono due esemplari di morchelle, sono due dei funghi abbastanza pregiati e rinomati nella cucina italiana. Si trovano nella zona prealpina e sono tipici del triangolo lariano. Le ricette che si possono fare sono in frittata, con l'omelette oppure semplicemente nella pasta o nel risotto, come tutti i funghi. Si trovano dalla prima luna di aprile all'ultima luna di maggio, sono dei funghi tipicamente primaverili. E infatti la loro ricerca segna l'inizio della raccolta dei funghi. Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Per la nostra prima gita di primavera siamo saliti a Valbrona, comune del Triangolo Lariano, per percorrere il sentiero che qui chiamano della storia. Oggi si va a Prezzapino e all'Alpe di Monte. Si tratta di un percorso panoramico nella natura, ricco di testimonianze del tempo che fu. Un itinerario adatto a tutta la famiglia. Si parte dalla frazione di Maesano e camminano con noi alcuni amici del gruppo Progetto per Valbrona. Voi chi siete? Allora, noi siamo un gruppo di amici impegnati su obiettivi comuni che riguardano la riqualificazione e la presentazione di questo paese, appunto di Valbrona, in diverse chiavi. La chiave naturalistica, che riguarda in modo particolare i sentieri. C'è un aspetto, diciamo, più turistico sulla cultura, le usanze, i costumi locali. Lo scopo è quello di richiamare la gente, far tornare un turismo locale e riuscire, diciamo, a appassionare anche chi viene da fuori, così come lo siamo noi. E allora si parte, iniziamo subito percorrendo questa storica scalinata che si trova alle mie spalle per portarci in via alla Fontana. Nei pressi della partenza di questo itinerario abbiamo questa particolarità di queste tre vasche che in origine erano delle tombe, dalle misure possiamo pensare di bambini. Mentre questo è un coperchio di sarcofago rovesciato. Col tempo è stato annesso il lavatoio e la fontana detta di San Carlo, perché sembra che qui si sia fermato a bere il santo. Ecco Paolo, qui troviamo già un pannello che avete posizionato voi come gruppo, un pannello che illustra il percorso di oggi. Sì, esatto, ci troviamo proprio alla partenza dell'itinerario della storia. Il pannello è strumentale all'escursionista che vuole, all'inizio del suo percorso, vuole conoscere un pochettino quali saranno i temi e quali saranno le emergenze, sia da carattere geomorfologico che incontra, sia botanico. Dunque, il giro di oggi è un giro morbido. Si parte dalla frazione di Maesano di Valbrona, si raggiunge la località Prezzapino con un bellissimo panorama, un dislivello complessivo di 250 metri per un'ora e mezza circa di tracciato. Dopo Prezzapino si raggiunge Alpe di Monte, poi è un anello, di conseguenza si ritorna sul sentiero principale e di nuovo al lavatoio qui a Maesano. Giordano, qua abbiamo delle piante particolari. Sì, abbiamo dei gelsi che venivano usati per l'allevamento del bacco da seta. Davano da lavoro a tutta la famiglia perché durante le giornate autunnali ci si ritrovava in stalla a filare i bachi e diciamo che erano un incentivo sulle finanze della famiglia. Una volta ce n'erano tante di queste piante? Erano molte quando la cultura del bacco da seta era più sviluppata. Come si chiama in dialetto questa pianta? Lo chiamano il muron perché fa delle more e sono anche molto buone, si fa anche la marmellata, vengono degustate nelle nostre zone. E ci sono due varietà, quello bianco e quello nero. Thank you.
In questo punto troviamo una bellissima area attrezzata per i picnic. Sì, i nostri antichi la chiamavano cua torta, noi abbiamo lasciato questo nome perché ci piaceva, assomiglia alla coda di un animale che è torta, ritorta, quindi siamo partiti da locuzione dialettale e negli anni è stato costruito questo posto. Anche quest'area è stata recuperata dal vostro gruppo? Sì, era un'area preesistente, l'abbiamo recuperata, ripristinata, abbiamo sistemato i tavoli, ricreato zone barbecue a disposizione di tutti per le grigliate, l'idea è che le famiglie possano venire in tutta libertà, nel rispetto di un bene comune, di tutto il lavoro che i volontari hanno fatto, naturalmente sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale che ci affianca in questo lavoro. Al 25 aprile la zona è tutta prenotata perché vengo io con tutto il parentado e siamo in tanti, quindi andate o prima o dopo, quel giorno lì è tutto occupato. Grazie. Quello che stiamo percorrendo oggi si chiama Sentiero della Storia e qui ci troviamo in un luogo che è un misto tra storia e leggenda. Dove siamo? Ci troviamo in località Rogorea. In effetti dietro di me abbiamo la casa della strega che si chiamava Stefano, se avete capito bene aveva un nome maschile. È una particolarità che si usava dare dei nomi maschili alle femmine durante il 1500. Infatti lei arriva con la madre da Lecco e lei diciamo che viene non si sa come in possesso di questa casa e da sola, perché la madre muore, riesce a mettere a coltura tutti i terreni circostanti. Da qui nasce probabilmente l'invidia dei contadini vicini che l'accusano di stregoneria, anche perché probabilmente lavorava con le erbe mediche e si sa questo era un fattore predisponente alla stregoneria, e viene uccisa e bruciata sul rogo in quanto strega. Non si sa chi, ma dopo la sua morte qualcuno è venuto a depositare dei sassi, dei lastroni di 4-5 metri di granito proprio nel punto dove è stata seppellita, formando una croce quasi perfetta. Eccoci arrivati a Prezzapino, questo è un luogo davvero suggestivo. Sì, decisamente. Prezzapino nella memoria diciamo, degli abitanti di Valbrona è un posto fantastico a cui tutti sono molto legati. Si arrivava la domenica e anche durante la settimana per fare il classico picnic con il play da scacchi, le famigliole, i bambini, il gioco della palla. Resta comunque un posto fantastico a cui appunto siamo molto legati e che vorremmo riuscire anche a riproporre magari avendo modo di sistemarlo un pochettino. La struttura del casolare è una struttura tipica proprio da alpeggio, veniva gestita da Miro Paredi, l'ultimo discendente diciamo della famiglia che viveva qua, quindi era proprio una di quelle zone dove c'erano dei residenti. Lui faceva vita da contadino prevalentemente, quindi aveva le mucche, aveva il cavallo, saliva dal sentiero che abbiamo fatto fino adesso col traino portando generi di prima necessità, e non mancava anche l'occasione per una polenta a volte, magari un panino col salame, una gazzosa, insomma. Su questi prati la vista si apre e spazia sul lago sottostante, e proprio di fronte a noi abbiamo le grigne e la grignetta. Siamo qua a Prezzapino e la prima cosa che salta agli occhi, oltre alla bellissima malga, sono i due splendidi tigli che ci sono alle mie spalle. Hanno più o meno 200 anni. E una particolarità proprio di queste piante è che la forma della chioma rispecchia quella della foglia. Infatti la foglia del tiglio ha una forma di cuore, proprio come la chioma di queste piante. Adesso lasciamo Prezzapino e ci dirigiamo verso l'Alpe di Monte, che raggiungeremo in circa 10 minuti.
Ecco, qua troviamo una costruzione molto curiosa. Che cos'è? Molto antica, praticamente è una vecchia ghiacciaia, detta anche nevera, dove veniva utilizzata nel periodo invernale quando nevicava, veniva riempita di neve e quindi utilizzata come frigorifero. Beh, adesso chiaramente la neve, io non la ributto la neve, però viene utilizzata come ripostiglio o cantina, diciamo meglio, per il vino, per i formaggi, per i salami. Com'è la struttura di questa costruzione? Tutta in sasso a vista, ristrutturato. È una struttura circolare ed è molto profonda. Sono 18 gradini a scendere, messa tutta in sicurezza per scendere. Ci sono altre strutture di questo tipo in questa zona? Qui più sopra, che è più grande, chiaramente è quasi il doppio di questa, che poi andremo a vedere, molto bella, è di un altro proprietario. Ecco, questa è una bottiglia di vino Cabernet che ce la berremo quando raggiungiamo la corte di Alpe di Monte e la beviamo tutti in compagnia. Ottimo! All'interno di questa bellissima corte antica dell'Alpe del Monte troviamo il signor Domenico. Lei è vissuto qua? Sì, fino a 17 anni. Era molto diverso, non c'era proprio niente. Si viveva proprio per le cose che si produceva qua. Quindi avevate le bestie? Avevamo le mucche, una qualche capra ma poco, le pecore, una qualche pecora. E poi coltivavate? Frumento, patate e grano turco. Qui vediamo che c'è anche una casa crollata. È bruciata tanti anni fa, avrò avuto un 6-7 anni. Cosa si ricorda di quel giorno? Mi ricordo quel giorno, al mattino presto, su a piedi nudi, con i secchi dell'acqua, a spegnere. Era il giorno della Madonna di Marzo? Il giorno della Madonna di Marzo, 72-70 anni, 3 anni fa. Quello che maggiormente mi ha colpito di questo luogo e di questa corte sono questi vecchi locali. Locali con volte a botte, con vecchi camini, con stufe. Qui per esempio ci troviamo in quella che è la sede del CAI. Sì, la sede staccata del CAI di Asso. Che cosa fate qui? Veniamo su a lavorare per prima e poi dopo una qualche cenetta, un ritrovo, polenta col camino. Tutto. Magari siamo qui in 10-15. Magari se qualcuno è fortunato un piatto di polenta glielo potete anche offrire la domenica. Passa in quello, sì. In quel momento si può servirlo. E poi abbiamo visto queste case, questi locali anche privati nella corte. Sì, li hanno ristrutturati un po' di anni fa, trasportato il materiale con l'elicottero, perché prima la strada qua non c'era. L'abbiamo fatta noi alla domenica. Per venire su qui in mezzo. Sono tutti locali molto freschi, ho visto. Quello sì. Freschi d'estate e caldi d'inverno. I muri sono belli grossi. Alle spalle dell'Alpe troviamo una bellissima fontana con annesso lavatoio. Una parte con questi marmi, queste pietre in granito dove le donne venivano a lavare i panni. Voi come gruppo avete un progetto? Sì, un bel progetto che parte dalla visita ai lavatoi delle quattro frazioni di Valbrona. Abbiamo pensato di ripristinarli, pulirli, sempre
grazie ai volontari e all'amministrazione comunale che ci ha supportato, e stiamo costruendo una guida, in 2 mesi sarà in distribuzione, che guiderà il turista attraverso i lavatoi, le frazioni, fino ad arrivare qui ad Alpe di Monte, dove c'è l'ultimo lavatoio, perché comunque qua siamo in territorio valbronese. Allora adesso Francesca ci fai vedere come si lavava una volta. No, in ginocchio, lavando i panni, era un lavoro durissimo. Le donne avevano le ginocchia rovinate per questo lavoro, però lo insegnavano le loro figlie e se le portavano dietro da bambine per fare questo lavoro. Vabbè, allora ci accontenteremo di immaginare come si faceva a lavare i panni. Fausto, la prima volta che mi hai portato qui mi hai subito fatto vedere questo masso. Sì, perché ha una particolarità che non ha niente a che vedere con tutte le rocce calcaree o dolomitiche che sono in queste zone. Questo è un masso di granito che proviene dalla Val Masin. È stato trasportato fin qui dal ghiacciaio Abduano durante l'ultima glaciazione che si estendeva fino alle porte di Monza. Quindi ha fatto un bel giretto a scrocco e noi l'abbiamo come ricordo. Chiunque passa da qui non può tornare a casa senza aver scattato una fotografia. Ecco, alle mie spalle abbiamo una ghiacciaia e diciamo che la particolarità era questa, veniva studiata la posizione più idonea, cioè solitamente esposta a nord, proprio perché era il punto in cui la neve rimaneva più a lungo. Lei cosa si ricorda? Sì, mi ricordo che tiravamo giù la neve di qua e riempivamo la ghiacciaia. Poi d'estate si andava dentro a fare il burro. Perché col fresco si faceva più in fretta? Si riusciva a fare il burro, sennò col caldo così si montava la panna e non si riusciva a fare il burro. E una volta c'era tanta di neve? Venivano giù dei metri di neve, si può dire 120, venivano giù anche qua. Appena nevicato si veniva qua e si riempiva. E poi restava per tutto l'anno? Fino magari al mese d'agosto, ecco, dopo quando si tirava fuori la neve si metteva dentro il formaggio che rimaneva in fresco. Si conservava poco perché una volta non è che c'era, uccidevano dei maiali per mettere dentro come il frigo al giorno d'oggi. Se avevano qualche vitello lo vendevano per prendere qualche soldo per tirare avanti. Da qua noi riscendiamo, ma ci sono anche altre possibilità. Certo, perché una volta arrivati ad Alpe di Monte si può proseguire raggiungendo i laghetti di Crezzo, che sembrano proprio quasi ai piedi delle Grigne. Quindi è un posto delizioso, bellissimo per chi vuole fare una bella passeggiata tra le montagne. Allora adesso facciamo un bel brindisi col vino del signor Alessandro e poi scendiamo a Maisano dove ci aspetta una bella sorpresa. Salute. Ad Alpe di Monte. Salute. Monte. E al progetto Valbrona. E al progetto Valbrona, esattamente. Siamo ritornati in centro a paese, a Maisano, e la signora Rosangela ci ha aperto la sua corte. Questi sono locali ancora di una volta? Sì, appartengono ai zii di mio marito.
praticamente zio Peppino, zia Polonia e zia Canzianilla. Come si può vedere sono molto vecchi, antichi, e li abbiamo lasciati così come sono, appunto per la loro autenticità. Questa era la cucina? Sì, questa era più che la cucina, diciamo che era dove vendevano il latte. Il camino lo adoperavano le zie per fare da mangiare, e il tavolo invece, oggi addobbato, lo adoperavano per vendere il latte. E sul tavolo vediamo anche i prodotti tipici di una volta. Cosa sono? Dunque, qui possiamo notare le noci. Raccolte nel bosco? Nel bosco, sì. Il croccante, fatto con zucchero, noci anche queste. La maiascia. Poi il paradello, con zucchero, uova, farina, latte. Questo è un pane tipico anche. Sì. Come si chiama? È un pane, diciamo in dialetto, quattro grogne, perché erano tagliati a quattro spicchi. Questa corte non finisce mai di stupirci, infatti abbiamo visto anche una stalla con due mucche, e qui si fa il formaggio per passione. Sì, esatto, diciamo che il formaggio lo faccio appunto per passione, e quando ho un po' di latte, nel senso che principalmente lo diamo ai vitelli delle due vacche quando nascono per tirarli grossi, e col residuo del latte che avanza facciamo formaggini, qualche formagella e, quando è possibile, qualche ricotta. Passione che si tramanda, nel senso che i miei nonni e mio padre tutt'oggi è lui che segue principalmente la stalla, solo che adesso sto subentrando un po' io, anche perché l'età avanza anche per mio papà. È bello perché questi lavori vengono ancora mantenuti vivi proprio qui in paese, si può dire. Sì, finché possiamo resistiamo, nel senso che lo facciamo nella stalla che abbiamo da sempre, soprattutto anche perché riusciamo a mantenere puliti i terreni di proprietà e qualcuno in affitto, e quindi mantenere anche il territorio in un certo decoro e dare un aspetto che è utile, oltre che per l'ambiente in generale, anche per il turismo. In quest'altro locale dove troviamo tutti questi attrezzi abbiamo anche uno strumento molto particolare, un torchio. Sì, è la base veramente di un vecchio torchio che si torchiavano le noci. Bisogna riferirsi al 1730, e l'olio di noci era molto ma molto prelibato, e questa zona sicuramente doveva esserci tante noci, perché per fare un torchio, e qui torchiamo le noci anche dei vicini, non era solo un proprietario. Sono contento di averlo, come vedi ci sono tante cose, mi piacciono le cose di una volta perché c'è storia, e poi tutti questi attrezzi sono storia della mia famiglia. Ale, qua mi sa che c'è qualcosa che non va dalla tavola, qualcosa è già sparito secondo me, un po' già spizzicato. E vabbè, allora noi concludiamo questa bella puntata con questa tavolata. E vi diamo dunque appuntamento ad una delle nostre prossime gite. Però non dimenticatevi di venire qui a Valbrona per scoprire tutte le sue bellezze. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.